una giusta riconoscibilità, la trasparenza dell'arte. Questa nostra battaglia per il giusto prezzo italiano, per il giusto prezzo del popolo latte italiano, che è veramente buono. Ministro della Salute Lorenzin. È lei che sarà di nuovo la cornata. No. Non rovinarmi un ricordo. Sindaco Marino, grazie al sindaco di quanti coloro i quali colorati. Portare intorno a ringhe dove vengono volute. Oggi noi possiamo vietare gli OGM in Italia affermando così un principio, che è quello della alta qualità dei prodotti agricoli italiani. Difendiamo la qualità dei prodotti italiani, sia col divieto di OGM sia con la tracciabilità. Ci sono molte cose che possono essere fatte, tante le devono fare gli agricoltori con le loro organizzazioni per essere più efficaci, più efficienti e per avere il massimo di qualità, e dall'altra parte bisogna che le istituzioni diano loro una mano nel tutelarli sul piano del fatto che ci sia chi sfrutta questa situazione per avere prodotti non italiani che hanno un nome italiano e le cose che conosciamo. Quindi noi dobbiamo lavorare sull'alta qualità del nostro brand, quello che ci rende competitivi nel mondo. E quindi un'etichetta. Che una città come Roma deve impegnarsi anche tenendo conto del fatto che siamo il comune agricolo più grande di tutto il continente europeo. E poi, se mi permettete una battuta, credo che con la nostra amministrazione vacche come Carina, si chiama Carina questa vacca che ho appena munto, è l'unica vacca da mungere che è rimasta a Roma. Noi siamo perché si ritorni a un protagonismo diretto degli allevatori a questo punto. Sempre io, sempre io. Come fai a non fare? I tantissimi giornalisti e fotografi sono pronti di portalarti. Non puoi non farlo. Per evitare che voi giornalisti facciate battute poco gradevoli, dico la verità, tanto la dico sempre, quindi lasciamo fare la mungitura agli uomini, e perché penso che la rappresentazione plastica non serve. Io sono scesa da ministro in piazza con la tuta gialla per difendere gli agricoltori, ma soprattutto per difendere la vera agricoltura italiana, il Made in Italy, che subisce tanto dall'Italian sounding, dalla contraffazione e dall'imitazione. I senatori di Scelta Civica, alcuni parlamentari, il viceministro Calenda hanno valutato che, come avevano già detto, ritenendo che non ci fossero le condizioni per un congresso di rilancio di Scelta Civica, che questo soggetto era ormai irreversibilmente in crisi, come i nostri elettori avevano decretato alle elezioni europee, quando avevano loro traslocato in massa votando il Partito Democratico di Matteo Renzi, che oggi noi riteniamo sia l'unico luogo politico attraverso cui realizzare il nostro impegno elettorale, che è quello per un'agenda molto impegnativa di riforme per il Paese. E quindi in questo senso noi riteniamo che non ci siano le condizioni per proseguire l'esperienza di Scelta Civica che Monti ha a un certo punto lasciato, e quindi rendendola ormai un progetto superato, e noi per restare in Parlamento abbiamo il dovere però di contribuire alle riforme. Il Partito Democratico di Renzi ci sembra coerente con questo nostro obiettivo.